Il gol di Rummenigge a una ventina di minuti circa dalla conclusione era ormai tranquillo. E nel pomeriggio invece Beppe D'Ossena, proprio sfruttando un bel lancio in profondità e il contropiede con il Beveren tutto slanciato in avanti, perfora la nebbia e perfora anche il portiere del Beveren, e dunque il Torino si qualifica alla grande. È ancora imbattuto in queste prime sei partite di Coppa che ha giocato. Ecco ancora il gol di Beppe D'Ossena. Per vedere quelli dell'Inter aspettiamo tutti quelli che giocano come voi. Sì, certamente il mio non è un esploit personale, quello che ho fatto è merito della squadra, perché da solo non potrei mai giocare. Il primo punto. E quindi in merito a questi miei compagni dall'inizio. Sì, ma noi sapevamo di dover affrontare una squadra che forse sapeva stare meglio in campo di noi. Sapevamo però che l'agilità e la velocità davanti le avrebbero messo in difficoltà. Infatti, me lo avevi detto qualche giorno fa. Sì, e infatti siamo riusciti a segnare in quella maniera, a crearci anche delle altre occasioni. Quindi direi che tutto sommato quello che avevamo preparato e quello che si sperava oggi ci è riuscito pienamente. Una gran bella soddisfazione quella che il Torino si è tolta a Beveren, conquistando quell'accesso ai quarti di finale che era il primo ma non l'ultimo obiettivo del Torino. Luciano Moggi. Ma diciamo, io vorrei parlare della partita. Sono rimasto veramente impressionato dal carattere dimostrato dal Torino. Io conosco questi giocatori e so quello che sanno dare in campo. Oggi hanno dimostrato tutto il loro attaccamento al Torino e la voglia proprio di vincere la partita e comunque di non essere eliminati contro un avversario che non ricordiamo ha fatto delle vittime illustri, l'ultima dei quali l'Atletico Bilbao. Direi, con Gigi Radice, un'interpretazione quasi perfetta del calcio moderno. Ma noi pensavamo di interpretare una partita così come c'è riuscita, i ragazzi sono stati veramente molto bravi. Il Beveren ha riconosciuto la nostra superiorità. Io arrivo adesso dalla conferenza stampa e devo dire che mi fa piacere questo riconoscimento, perché per noi è importante, perché dimostra che questa manifestazione siamo riusciti a entrare, proprio a capirla bene, e poi soprattutto anche perché io ne sono convinto, e lo ero anche prima, che noi siamo all'altezza del miglior calcio europeo, e questo ci dà questa soddisfazione, anche questa qualificazione. Gigi, lo so che tu non vuoi fare ovviamente nomi, a te interessa il complesso da sempre. Dovessi scegliere un uomo stasera, chi indicheresti? Ma io devo dire, ancora una volta devo parlare della squadra, perché avevamo preparato questa partita proprio nei minimi particolari. Poi certamente non è che se una prestazione di qualcuno è un po' migliore, per carità, la tengo per me, perché non mi piace proprio così come principio. Devo dire che la squadra si è schierata bene, attenta, e soprattutto siamo riusciti a creare quel contropiede che pensavamo di poterlo fare, l'abbiamo fatto, e vincendo questa partita è importantissimo perché ci servirà anche per il futuro. La nebbia ha impedito anche oggi la disputa di Inter-Dukla Praga.